One Podcast. Nel tempo del ferro e del fuoco, con due conflitti sanguinosi in Ucraina e in Palestina, ci chiediamo cosa siano i crimini di guerra. Chi decide quando si verificano? Chi ne stabilisce le responsabilità? Chi ne fa scaturire condanne, sanzioni? A questa domanda non c'è risposta. Il diritto internazionale esiste. Esiste anche un diritto di guerra, i cui crimini sono definiti violazioni punibili a norma di leggi e di trattati internazionali da parte di una o più persone, militari e civili. Parliamo di atti contrari al diritto internazionale umanitario, come le violenze contro prigionieri di guerra o vittime innocenti. E questo è quanto ogni Stato valuta in autonomia. La violazione della Convenzione di Ginevra è parziale e non universale, perché molte nazioni non l'hanno neanche ratificata. Le sentenze della Corte Penale Internazionale hanno valore relativo, perché di nuovo molte nazioni non l'hanno nemmeno riconosciuta. Dunque, come dobbiamo definire i massacri compiuti da Israele nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e ora anche in Libano? Come dobbiamo considerare le operazioni militari dell'esercito di Netanyahu, persino contro il contingente di pace UNIFIL? Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Mercava e veicoli da combattimento di fanteria Namer, utilizzando la recinzione del citato UNP 131 come protezione da eventuali attacchi di Hezbollah. Dopo alcuni incidenti minori tra le forze israeliane e i dispositivi di sorveglianza e protezione fisica della base accorsi nei giorni 8 e 9 ottobre, in data 10 ottobre l'avamposto è stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco da parte delle forze armate israeliane. I proiettili hanno colpito alcuni mezzi, le taniche del carburante dislocate all'interno della base, e reso inefficienti le camere ottiche del sistema di sorveglianza dell'installazione. Installazione che è stata poi a lungo sorvolata anche da un drone dell'esercito israeliano. Come sapete, non c'è stato nessun ferito tra i caschi blu italiani, i quali per ragioni di sicurezza si trovavano già precauzionalmente al riparo nei bunker a causa dell'innalzamento del livello di force protection dovuto agli scontri in atto tra le forze tra Hezbollah e le forze israeliane. Data la gravità dell'episodio, UNIFIL ha esortato tutti gli attori coinvolti a cessare immediatamente il fuoco, a tornare alla piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. I nostri caschi blu stanno monitorando la situazione dalla sala operativa del quartier generale a Shama. Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base UNP 131 potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente rappresentano delle gravissime violazioni alle norme del diritto internazionale umanitario. I fatti li conosciamo e Guido Crosetto, che avete appena ascoltato, li ha riassunti così. L'Israel Defense Forces ha attaccato il contingente italo-ispanico di stanza nel sud del Libano. Non è stato un incidente, non è stato un errore, dice il nostro ministro della difesa, che ha convocato l'ambasciatore israeliano, il quale non è stato in grado di fornire spiegazioni. Ma c'è di più. I generali dell'IDF non si limitano a sparare sulle basi e sulle postazioni UNIFIL, ferendo persino i caschi blu. Invitano con forza il contingente di peacekeeping ad abbandonare subito il campo. Anche questo un atto politicamente inaccettabile, senza precedenti, che oltretutto lascia temere il peggio sull'imminente intervento di terra da parte israeliana. La condanna della comunità internazionale nei confronti del governo Netanyahu stavolta è unanime e vibrante, come si dice in questi casi. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e il segretario generale Guterres, i capi di Stato europei, da Macron a Sanchez, e ovviamente il governo italiano, anche Giorgia Meloni, stavolta con i suoi fratelli d'Italia, che parlano di episodio gravissimo e inaccettabile e aggiungono addirittura che il nostro paese non prende ordini da Israele. Ora, la violazione della risoluzione ONU 1701 da parte dei soldati di Tsahal è evidente.
Per questo, giustamente, Crosetto evoca, non solo in senso bellico ma anche giuridico, la categoria dei crimini di guerra. Ma qui torniamo al punto di partenza. A cosa serve questa denuncia se ad essa non fanno mai seguito misure conseguenti da parte degli stati? In un anno di devastazione sistematica, dopo il pogrom del 7 ottobre compiuto dai terroristi di Hamas contro ebrei inermi, gli Stati Uniti non hanno fatto nulla per fermare Netanyahu. In un'Europa malata di ignavia e di cinismo, le uniche nazioni che hanno interrotto le forniture militari a Israele sono state la Francia, la Spagna e in parte, solo in parte, il Regno Unito. L'Italia non ha mai smesso e in queste ore la Germania, che tuttora sente il peso immane dell'Olocausto sulla sua coscienza, ha annunciato addirittura l'invio di nuove armi a Gerusalemme. Ma a questo punto, violato il tabù, anche solo lessicale, nei confronti di Bibi, il signor morte, come lo chiamano i familiari degli ostaggi ancora in mano ad Hamas, l'interrogativo da porsi, al di là del malfunzionamento dei meccanismi del diritto bellico, più che politico, più che giuridico, più che diplomatico, è etico. Perché parliamo esplicitamente di crimini di guerra da parte israeliana solo adesso che il suo esercito ha colpito i militari della nostra missione di pace? Perché solo adesso il governo italiano convoca l'ambasciatore e non l'ha mai fatto in questi 12 mesi di sangue? Perché non abbiamo mai avuto l'onestà di parlare di crimini di guerra in questi interminabili 12 mesi, guardando alla tragedia che si stava consumando in Palestina? Cos'altro sono state e sono tuttora le stragi quotidiane di donne e uomini in fila per una tanica d'acqua o una scatola di cibo, di bambini al riparo nelle poche scuole rimaste in piedi, o di malati ricoverati nei pochi ospedali risparmiati dalle bombe? Cos'altro sono stati gli eccidi di 42.000 civili nella striscia, le cacce all'uomo in Cisgiordania compiute dai coloni più fanatici, le azioni terroristiche effettuate con i walkie-talkie oppure con i telefonini o direttamente con i missili, nei territori di altri stati sovrani come il Libano, la Siria, lo Yemen o l'Iran? Cos'altro sono state queste pulizie etniche, in qualche caso chirurgiche, ma quasi sempre del tutto indiscriminate, se non crimini di guerra? Questa doppia morale non è più sopportabile. I crimini di guerra non cambiano a seconda di chi li subisce, a seconda di chi sono le vittime. Non sono tali solo se a subirli siamo noi occidentali. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.